Oggi siamo in compagnia di Amy, un West Highland White Terrier. Sono dei cani estremamente giocosi, vivaci, come tutti i terrier, ed è un cane che è stato inizialmente selezionato per la caccia. Infatti il suo colore bianco deriva proprio dal fatto di evitare di confonderlo con una preda, e anche la coda, come potete vedere, è corta e tozza, ma sempre che viene tenuta sempre dritta, veniva usata per tirarlo fuori quando entravano nelle tane della preda. Ora è un cane che ovviamente è selezionato più per la compagnia e si è adattato tantissimo a stare all'interno delle famiglie, tanto che è, diciamo, un cane che può essere buono anche come primo cane, chi non ha mai avuto esperienze con altre razze. È un cane vivace, giocoso, ma anche con un temperamento focoso, infatti spesso tendono anche magari a mettersi un po' dei guai perché vanno, non si impauriscono anche di animali o cani ben più grandi di loro. Sono ottimi cani da allarme, ma non da guardia, naturalmente, perché sono piccolini e diciamo che il loro peso varia dai 6 agli 8 kg, hanno delle orecchie erette e tenute sempre dritte, il pelo è molto ispido e infatti si deve fare lo stripping, hanno una coda corta e tozza e sono molto compatti e muscolosi, hanno bisogno di molto movimento e però vivono benissimo anche dentro casa. Per quanto riguarda invece le cure veterinarie, sono dei cani che possono aver bisogno del veterinario. Diciamo, principalmente il loro problema principale riguarda le dermatiti. Infatti sono molto affetti da dermatiti, sia di natura atopica che anche da malassezia. Diciamo, anche su Amy si può notare, soprattutto sulle zampe, il pelo che tende a diventare un pochino più marroncino, è perché loro tendono a leccarsi per il prurito e quindi con la saliva il pelo si ossida e prende questo colore marroncino. Poi ovviamente, se avete anche curiosità riguardo questo, potete andare a vedere la nostra videopillola sul prurito. Altre patologie che possono riguardare, diciamo, a cui sono particolarmente predisposti, sono ovviamente le otiti, che rientrano sempre all'interno delle patologie dermatologiche, ma anche problemi oculari come ad esempio la cataratta, di cui Amy purtroppo, diciamo, ha una cataratta, e keratoconjuntiviti secchi ed ulcere corneali. Inoltre, un'altra patologia a cui, diciamo, sono spesso sottoposti è la cosiddetta necrosi asettica della testa del femore, che può provocare una zoppia. Altre patologie, magari un pochino meno frequenti, è il rene policistico, che può essere diagnosticato soltanto tramite un'ecografia addominale. Con questo è tutto, ringraziamo Amy soprattutto per la pazienza. E se avete domande, curiosità, come al solito potete metterle nei commenti qui sotto, e alla prossima!